Amici di Lombardia Notizie Online, siamo a Palazzo Lombardia per proporvi un approfondimento in diretta su Dossena, un piccolo paese della Val Brembana che da alcuni giorni ospita il ponte tibetano più lungo al mondo, una struttura lunga 505 metri e alta 120 metri. Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione del ponte e del rinnovato parco minerario. Ascoltiamo l'assessore regionale al turismo e il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi. Straordinaria oggi a Dossena in Val Brembana, un'opera bellissima voluta fortemente dal sindaco e dal suo gruppo di lavoro, finanziata e sostenuta da Regione Lombardia, perché il presidente Fontana da subito ha detto: quando un progetto è valido bisogna assolutamente sostenerlo. Sicuramente questo ponte nel sole sarà un'attrattività incredibile non solo per la valle ma per tutta Regione Lombardia, unico nel suo genere, lungo 505 metri con un'altezza di 120 metri. Ma vorrei ricordarvi che Leonardo da Vinci nei suoi scritti ha scritto che conosceva Dossena e conosceva la capacità estrattiva delle miniere, dove è stato inaugurato oggi un parco bellissimo, avventura speleologico all'interno delle stesse. Siamo arrivati ormai alla fine, alla conclusione di questo primo tassello di questo progetto che è nato circa 4 anni fa da un gruppo di giovani che hanno messo in pista un percorso per valorizzare il proprio territorio. Oggi appunto siamo arrivati al primo tassello di questo progetto con l'inaugurazione sia del ponte tibetano che anche del parco minerario, due elementi estremamente importanti. Il parco minerario in quanto va a recuperare quello che è la nostra identità, invece il ponte tibetano è quello che ci vuole lanciare per il futuro, diventando un territorio attrattivo e quindi permettendo lo sviluppo di attività economiche sul nostro territorio e dando possibilità anche ai nostri concittadini di avere dei servizi in più, servizi che a volte in territori come i nostri vengono un po' meno in quanto paesi di montagna che devono contrastare lo spopolamento. I progetti sono stati realizzati col supporto di Regione Lombardia che ha agito di comune accordo con il territorio. Con questo è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social.